Allora, sono qui in SolidWorks e sono nella 2021 e c'è un'interessante cosa nella 2021 che non avevo visto e che in pratica si può far sparire velocemente il command manager, cioè sto lavorando, ok, e ho bisogno magari di sp più spazio per vari motivi, dunque posso velocemente nascondere con quel pulsante lì che ho schiacciato il command manager e dunque mi si allarga lo schermo, la possibilità di lavorare. Naturalmente qui risultano attive le possibilità, cioè nel senso le funzioni, e dunque cliccando po qua poi spariscono, mantengono. Se voglio invece tornare alla visione tradizionale, al posizionamento tradizionale, semplicemente devo andare a cliccare qua. E dunque rimane attivo come al solito, ok, con le schede sopra, le schede queste qua sotto, in pratica sparisce questa parte qua, okay. Dunque, ricapitolando, io vado, se voglio far comprimere il command manager, ok, il command manager ce l'ho qua, ok, a questo punto io posso schiacciare qui e mi si attivano i vari comandi. Dunque è anche interessante, se voglio che rimangano come prima, schiaccio qui. Ok? E dunque è veramente interessante questa cosa qui. E niente, ripeto, sto lavorando, sto disegnando uno schizzo, ok? Voglio per questioni che di tenere questo qua nascosto, semplicemente clicco qui, questa freccia in su che vado a comprimere. Il command manager è qua, posso andare a usare i vari comandi, ok, tranquillamente, e quando così lo uso sparisce, ok, perché per esempio io voglio fare un altro qua e vado a fare quest'altra linea. A questo punto questo lui comunque rimane su, in un comando successivo per esempio disegno un'altra riga, poi mi accorgo che voglio avere i comandi per qualsiasi motivo, schiaccio qui e qua attivo, dunque decomprimo il command manager, comprimo, schiaccio qua e decomprimo il command manager. Vabbè. Spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.